Vertice di maggioranza ieri sulla manovra verso l'intesa tra i partiti e il ministro dell'economia Tria per aumentare il deficit forse al 2% nello stesso giorno in cui la Francia vara un maxi taglio fiscale da 25 miliardi che proietta il loro deficit al 2,8%. Facciamo come loro, anche noi siamo uno Stato sovrano, ammonisce Di Maio. Piena fiducia intanto dal Premier Conte al Ragioniere Generale dello Stato, Franco, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il decreto Salvini su immigrazione e sicurezza, via permessi umanitari che sono sostituiti da quelli temporanei per atti di particolare valore, per calamità o per gravi motivi di salute. Niente diritto di asilo per chi è condannato in primo grado, più soldi per i rimpatri. Un altro storico marchio della moda italiana è a un passo dal diventare di proprietà straniera. Praticamente chiuso l'accordo per la vendita di Versace, della Maison Versace, a Michael Kors, gruppo statunitense, per 2 miliardi di dollari. La famiglia Versace resterà nella società mantenendo una quota di minoranza, prevista per oggi la firma. Serie A di nuovo in campo per la sesta giornata di campionato. Oggi è in programma l'anticipo fra Inter e Fiorentina. Domani toccherà tra le altre Juventus e Napoli, che giocheranno rispettivamente contro Bologna e Parma in attesa dello scontro diretto di sabato pomeriggio. Per la crisi della Roma, Di Francesco è a rischio esonero. Si gioca la panchina contro il Frosinone. Sette e trenta, buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto sicurezza e migranti, il decreto Salvini, ma il governo è impegnato anche in un'altra discussione molto importante, quella sulla manovra, sulla nota di variazione al DEF, il documento di economia e finanza che va preparata entro questa settimana. DEF che conterrà naturalmente le linee guida di quelle che saranno gli impegni del governo. Si parla naturalmente del tetto al rapporto deficit-PIL. Ieri Di Maio ha lanciato una provocazione: facciamo come la Francia, che arriva al 2,8%, una controtendenza rispetto a quello che dice il ministro dell'economia Tria, che è arroccato sull'1,6, che dovrebbe essere il limite concordato con l'Europa. Vediamo a che punto siamo. Sognando la Francia, il suo annunciato aumento del deficit sta per cominciare a Palazzo Chigi un'altra lunga giornata di discussioni intorno alla manovra. Perché nonostante la riunione di ieri sia stata definita dal governo un confronto costruttivo, non si è ancora trovato l'accordo sul punto più delicato, ovvero la soglia in cui fermare il rapporto deficit-PIL, fissata, come noto, dal Ministero dell'Economia all'1,6%. Secondo fonti interne, l'intesa si potrebbe trovare intorno all'1,8-1,9%, non quanto vorrebbero Lega e 5 Stelle, ma comunque più di quanto stabilito dal Ministero, sempre sotto il 2. Ma è ancora tutto da decidere, da confermare, per questo le riunioni andranno avanti a oltranza per cercare di liberare quei miliardi di euro necessari per le riforme. Perché questo è il busillis: servono soldi per realizzare i 4 punti prioritari promessi da Lega e 5 Stelle, ovvero ritocco della legge Fornero con l'introduzione della quota 100, flat tax al 15% per le partite IVA, introduzione del reddito di cittadinanza e le misure denominate pace fiscale, immaginate per risolvere una serie di contenziosi con il fisco. Non a caso ieri pomeriggio il Premier Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il Ragioniere Generale dello Stato, Daniele Franco, che ha proprio il compito di poter valutare ed eventualmente bocciare in piena autonomia ogni singola norma se ritenuta senza adeguata copertura. Conte resta ottimista, parla di fumata bianca entro poche ore, mentre il ministro Di Maio, anticipando che questa sarà la manovra del popolo e che non ci saranno tagli ai servizi sanitari, lancia anche una provocazione. Facciamo come la Francia, dice, qui i soldi ci sono, portiamo il disavanzo al 2,8% del PIL. Ma il tempo stringe, la nota di aggiornamento al DEF, accompagnata dal quadro programmatico delle riforme che costituisce l'ossatura della legge di bilancio, deve essere presentata entro il 27 settembre. Avete sentito Di Maio, facciamo come la Francia, 2,8%. Ma cosa fa la Francia?
Un maxi taglio delle tasse e un aumento del deficit. Il governo francese ha presentato ieri la legge di bilancio con la quale tenta di rilanciare la propria immagine e soprattutto quella del presidente Macron, la cui popolarità è scesa ancora nelle ultime settimane. La ricetta scelta è questa. Per il 2019 è previsto un taglio delle tasse da 24,8 miliardi di euro per dare un nuovo slancio alla crescita e creare posti di lavoro. In particolare, quelle sulle famiglie saranno ridotte di 6 miliardi, quelle alle aziende di 18,8 e in parte per finanziare questi provvedimenti il governo prevede un aumento del deficit dal 2,6% del PIL di quest'anno al 2,8% l'anno prossimo, comunque al di sotto del tetto del 3%, il tutto con una crescita stimata all'1,7%. Macron, spesso accusato di avere un occhio di riguardo per le classi più agiate, questa volta punta a ridare potere d'acquisto alle famiglie. Ma va detto che la manovra francese prevede anche altre misure, tutte all'insegna dell'austerità, a cominciare dal taglio alle pensioni e alle prestazioni sociali. Inoltre è prevista una sforbiciata di 120.000 posti nel pubblico impiego nei prossimi 5 anni. In ogni caso questa legge di bilancio è destinata a aumentare il dibattito in corso anche in Italia e in tutto il vecchio continente sul ricorso all'indebitamento per realizzare politiche economiche espansive. Un dibattito che in Italia ha provocato gravi ripercussioni sui mercati, come ieri ha ricordato ancora una volta Mario Draghi. Bisogna aspettare i fatti, ovvero la legge di bilancio del governo italiano. Le parole invece hanno fatto danni perché le famiglie e le imprese pagano tassi più alti di prima, ha detto il numero uno della BCE. Abbiamo dato spazio alla manovra che è ancora da varare, invece è stato varato il decreto Salvini, quello che mette insieme un testo che riunisce sicurezza e migranti. Era molto atteso perché c'erano una serie di provvedimenti dei quali si era discusso e sui quali c'è stato, lo ha detto anche Salvini, in qualche maniera qualche contatto con il Quirinale. Per un'approvazione che è arrivata ieri da parte del Consiglio dei Ministri, però all'unanimità, senza contrasti quindi. A presentare alla stampa il decreto approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri di ieri e che porta il nome del Ministro dell'Interno sono appunto Matteo Salvini e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il testo, che ridisegna tutta la normativa in materia di sicurezza e immigrazione, è definito dal Vice Premier leghista un passo in avanti per rendere l'Italia più sicura, per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un'immigrazione esagerata, dalle parole ai fatti, io vado avanti. E su uno dei punti più delicati del decreto, appunto quello che riforma la normativa sulla cittadinanza, il Premier aggiunge: togliere la cittadinanza a chi è stato condannato per reati di terrorismo è assoluto buonsenso. Ci siamo allineati agli standard di altri paesi europei. Il Presidente del Consiglio poi ci tiene a chiarire che il testo approvato è risultato di una interlocuzione anche con il Capo dello Stato e precisa: non dico che Mattarella abbia approvato, non sarebbe rispettoso del galateo istituzionale, il Presidente avrà tutto l'agio di fare eventuali rilievi. Tra le norme varate ieri, quella su cui si concentra l'attenzione dei costituzionalisti è quella che prevede l'obbligo di espulsione in caso di processo pendente sulle misure connesse a sentenze non definitive, e le opposizioni attaccano. Per il Dem Fiano, la sospensione della richiesta d'asilo prima di una sentenza definitiva produrrà sicure eccezioni di costituzionalità, e Martina aggiunge: così ci saranno più insicurezze e più clandestinità, meno diritti e meno doveri, così il paese rischia. Gasparri per Forza Italia invece annuncia: valuteremo, vedremo ciò che coincide con il nostro programma. Ma ad essere insoddisfatta non è solo l'opposizione. Critiche dure arrivano anche dalla maggioranza. Il pentastellato Fico, presidente della Camera, dice: la sicurezza si costruisce tramite la costruzione di altri diritti, come quello all'istruzione, all'acqua pubblica, a vivere in una città sana. Prendere il tema solo dalla parte del bastone significa fare una politica securitaria e non di sicurezza. E dalla CEI l'invito a non cedere alla tentazione di strumentalizzare le paure e le oggettive difficoltà. Questo è lo scenario politico con cui è stato accolto e nel quale si è mosso il decreto Salvini. Ma cosa contiene? Vediamo un po' delle misure in questo importante provvedimento del governo.
varato il nuovo decreto in tema di sicurezza e immigrazione. Inizialmente per questi due argomenti erano previsti due provvedimenti che ora l'esecutivo ha scelto di accorpare con lo strumento del decreto legge. Un intervento immediato che si è reso necessario per i requisiti appunto di necessità e urgenza e che restringe fortemente la possibilità di ottenere lo status di rifugiato in Italia e inasprisce le misure preventive per la sicurezza. Tra le novità, nel primo capitolo sono state stabilite le nuove norme in materia di permessi di soggiorno. Sparisce quello per motivi umanitari, che viene rimpiazzato da un permesso temporaneo, che viene dato solo in casi specifici come atti di particolare valore civile, eccezionali calamità naturali nel paese di provenienza, gravi motivi di salute, grave sfruttamento lavorativo e violenza domestica. Aumentano i reati per la revoca e il diniego della protezione internazionale per chi li commette, come la violenza sessuale, la detenzione e lo spaccio di stupefacenti e la violenza e la minaccia pubblico ufficiale. Per rendere esecutivo il rimpatrio di un richiedente asilo basterà una sua condanna esecutiva di primo grado, mentre per le condanne passate in giudicato per i reati di terrorismo è prevista la revoca della cittadinanza entro 3 anni dalla sentenza definitiva. Sarà di 6 mesi e non più di 3 il tempo di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio. Tutta relativa alla sicurezza, alla seconda parte del decreto. Sono previste nuove prescrizioni per chi vuole noleggiare autoveicoli. C'è poi la sperimentazione dei taser, la pistola ad impulsi elettrici verrà utilizzata dalla polizia municipale e nei centri urbani con più di 100.000 abitanti. Il braccialetto elettronico verrà invece applicato anche agli stalker e a chi commette reati di maltrattamenti in famiglia. Inasprimento delle pene anche per un argomento molto caro al Viminale, quello relativo alle occupazioni abusive di edifici o terreni. Per chi occupa abusivamente si andrà dalla semplice multa alla reclusione fino a 4 anni. A proposito di migranti, dovevano esserne rimpatriati 45 ieri direzione Tunisia, l'operazione però non è avvenuta perché proprio da Tunisi non è arrivata l'autorizzazione che era attesa. E a proposito di sicurezza, vanno avanti le indagini su quella clamorosa tentativo di rapina a Lanciano in Abruzzo dell'altro giorno, in quella villa isolata nella quale i due padroni di casa sono stati violentemente picchiati ed è stato minacciato il figlio disabile. Bene, gli inquirenti avrebbero degli elementi per ritenere che forse la banda è stata individuata. 6 rapine solo in un anno, con le stesse modalità e la stessa violenza nel territorio del Frentano, provincia di Chieti. L'ultima ad agosto a Paglieta, il proprietario di un'abitazione è stato picchiato alla testa con delle torce. Si parte da qui, da questo che è più di un elemento. Analogie nei colpi che farebbero pensare ad una sola mano, ad un'unica banda, quella che ha aggredito nella notte di sabato il medico Carlo Martelli e la moglie Niva Bazzan mentre dormivano nella loro villa a Lanciano. 6 casi in cui le vittime sono finite tutte in ospedale. Le indagini proseguono dopo il ritrovamento dell'auto con cui i banditi sono fuggiti sulla Fiat 16 del medico trovata in Contrada Serre. La polizia scientifica sta eseguendo i rilievi che vengono effettuati anche sull'altra macchina della coppia, una Yaris che la banda ha utilizzato per andare a prelevare il denaro al bancomat. Si sono impossessati delle carte ed hanno minacciato: non dateci codici sbagliati, altrimenti torniamo e vi facciamo a pezzetti. Carlo Martelli è ricoverato in chirurgia, le condizioni cliniche sono migliorate rispetto a domenica, la prognosi resta riservata perché sono necessari ulteriori accertamenti. La moglie è invece ricoverata in un'unità coronarica per il monitoraggio di parametri vitali in considerazione del forte stress psicofisico subito. Allora, è varato, lo abbiamo detto ampiamente, il decreto Salvini. Un altro decreto invece continua a ritardare, è quello relativo a Genova, ai provvedimenti per la ricostruzione del Ponte Morandi. Società Autostrade dovrebbe essere esclusa dalla ricostruzione, deve arrivare anche il nome del commissario, ma il punto è che questo provvedimento, 42 giorni fa, i fatti ancora non è arrivato. Il Premier Conte garantisce che oramai è solo questione di ore.
Il decreto Genova è atteso per oggi al Quirinale. Parola del Premier Conte, che ieri al termine del Consiglio dei Ministri ha assicurato un ultimo passaggio al Ministero dell'Economia e poi il testo è davvero pronto. Se lo dice Conte, io ci credo, ha chiusato il Vice Premier Salvini, mentre l'altro Vice Premier, Luigi Di Maio, al termine dell'incontro sull'Ilva nello stabilimento di Cornigliano, ha specificato che a ricostruire il Ponte Morandi non sarà autostrade. La società non metterà neanche una pietra, soltanto i soldi, ha detto. Intanto ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Genova. Insieme al governatore Toti e al sindaco Bucci nel Salone Nautico ha incontrato gli sfollati della zona rossa e i bambini delle scuole elementari di Certosa. L'attesa è tutta per il decreto da firmare. A Mattarella abbiamo spiegato le nostre esigenze. Lui ha capito e sono certo che non appena il decreto arriverà sul suo tavolo farà il suo dovere nel migliore dei modi, ha commentato il sindaco. Intanto continuano le indagini della Procura. Ieri si sono presentati in tribunale Riccardo Rigacci, ex direttore del primo tronco di autostrade, e Stefano Marigliani, attuale direttore del primo tronco. Nessuno dei due ha risposto alle domande del PM. Oggi, nell'aula magna del Palazzo di Giustizia, è fissato l'incidente probatorio. C'è una situazione di preoccupazione in Toscana per un incendio che ha colpito il Pisano. Ci sono circa 500 persone evacuate per il rogo che sta interessando il Monte Serra ed è alimentato questo rogo da un vento molto forte. Non ci sono feriti, ma nella notte le fiamme si sono avvicinate al centro abitato di Calci. Il sindaco ha ordinato agli abitanti di lasciare le case, anche di alcune frazioni. Ai vigili del fuoco, giunti da tutta la Toscana, alle squadre di volontari, alla protezione civile, si dovrebbero unire gli elicotteri e i Canadair, che però sono in attesa che cali il vento per poter intervenire. L'allarme per l'incendio, che probabilmente è doloso, come dimostra il fatto che ce n'era già stato un altro la settimana scorsa, sempre nella zona in cui si trovano le antenne e numerose emittenti radiofoniche e televisive, è scattato intorno alle 22 di lunedì sera. E poi c'è una notizia che riguarda la moda italiana, perché un altro grande marchio sta per prendere il volo, è quello della Maison Versace, ceduta agli americani per 2 miliardi di dollari. Un altro grande marchio del Made in Italy in vendita, Versace, icona della moda italiana, diventa americana, va a Michael Kors, che un anno fa ha comprato per circa 1 miliardo di euro il produttore di scarpe per ricchi Jimmy Choo. Il gruppo americano di abbigliamento ha raggiunto un'intesa con la società fondata da Gianni Versace per rilevarne il controllo dopo la firma dei documenti attesa in queste ore l'ufficializzazione, un'operazione da 1.700.000 euro con i quali Michael Kors si aggiudica un gruppo con un giro d'affari che l'anno scorso è stato di 686 milioni di euro. Versace è sicuramente uno dei marchi che più ha rappresentato la moda italiana nel mondo, anche dopo la tragica morte del fondatore Gianni Versace, assassinato a colpi di pistola da un folle davanti alla sua villa a Miami nel 1997. Era stato lui arrivato a Milano da Reggio Calabria, dove aveva imparato ad usare ago e filo nella sartoria della madre, a lanciare il marchio. Dalla morte del fondatore la Maison è passata nelle mani dei fratelli Santo, presidente con il 30% della holding di controllo, Donatella, che di Versace è l'anima creativa, al 20%, e la figlia di lei, Allegra, che ha ereditato dallo zio il 50% del marchio. Poi l'ingresso del fondo americano BlackRock, che attualmente controlla il 20% del gruppo e che a quanto pare uscirebbe del tutto. Donatella dovrebbe restare come direttore artistico e la famiglia manterrà una quota, ma il resto sarà americano. E poi c'è il calcio, turno infrasettimanale, si comincia questa sera con Inter-Fiorentina, occhio domani alla Roma, una squadra sull'orlo di una crisi di nervi.
Due vittorie al fotofinish e la sensazione di una squadra in crescita, ma per l'Inter è già tempo di ulteriori verifiche. I nerazzurri cercano conferme, intanto perdono Spalletti per l'anticipo casalingo di stasera contro la Fiorentina. Il tecnico è stato squalificato per un turno dopo l'esultanza di Marassi, definita provocatoria dal giudice sportivo. La società ha tuttavia presentato ricorso d'urgenza. Verrà discusso entro mezzogiorno, a poche ore dalla gara di San Siro, dove Icardi e compagni non vincono da aprile. E la scala del calcio deve essere uno stimolo in più, avverte Spalletti, che punta sullo spirito e sul carattere visti nelle ultime due partite per riscattare le troppe occasioni perse in questo avvio di campionato. Cinque giornate che hanno invece esaltato la Fiorentina. Sorprendente terzo posto, 11 gol fatti e appena 3 subiti. Migliore difesa dell'intera Serie A. Niente male per la formazione più giovane del nostro torneo, ma l'ex nerazzurro Pioli non si lascia abbassare da una classifica che fa girare la testa. Abbiamo fatto bene e dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo, ma siamo solamente all'inizio, non abbiamo fatto bene e non abbiamo fatto niente. Decisamente più teso il clima a Trigoria, dove la Roma è in ritiro dopo la sconfitta con il Bologna. Dobbiamo confrontarci quasi più da uomini che da calciatori e assumerci le nostre responsabilità, confessa El Shaarawy parlando della crisi giallorossa. Sempre in bilico la panchina di Di Francesco, che ieri, insieme ad una rappresentanza della squadra, ha partecipato ai funerali di Giorgio Rossi, per 55 anni massaggiatore del club. Il destino del tecnico dipende dalle prossime sfide con Frosinone, Lazio e Viktoria Pilsen. Toto allenatore congelato, quindi, tra la suggestione Conte, il ritorno di Montella e le piste estere che portano a Blanc e Paolo Sosa. Allora, fra poco le previsioni meteo con Paolo Sottocorona, subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono Sabino Cassese, Massimo De Manzoni, Sergio Rizzo, Daniela Santanchè, Marcello Sorgi e Walter Verini. 13.30 la prossima edizione del telegiornale. Noi ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie, arrivederci.